c'è la rivendicazione di un tribunale chiuso e sul fronte ministeriale c'è la richiesta di un'elevazione a distretto dell'attuale commissariato. Su questi due fronti lei come si sta muovendo? Mi sto muovendo ovviamente come il mio ruolo richiede, con grande, devo dire, attenzione, con grande sinergia rispetto a quello che sono le competenze del Ministero dell'Interno in quanto sottosegretario, e quindi con l'attenzione che ben presto il territorio vedrà da parte non soltanto delle forze di polizia, ma di quello che si sta facendo in termini anche di alto impatto, quindi di operazioni interforze, ma anche con dei nuovi presidi. Ma sarà giusto che queste cose le annunci il Ministro, come giusto che sia, insieme al capo della polizia ed eventualmente ovviamente per altre situazioni alla difesa. Abbiamo sotto controllo, siamo sul pezzo, si potrebbe dire. Poi è chiaro che non tutto è riconducibile a malavita, non tutto è riconducibile in qualche modo a quello che pensiamo troppo spesso sia un mantra per la Calabria. Tante situazioni hanno altre matrici e a questo insomma si aggiunge ovviamente la necessità da parte del cittadino della sicurezza, ma nello stesso tempo di una magistratura che certamente ci saprà affiancare con giusti provvedimenti al momento giusto. Il sottosegretario, abbiamo parlato di due esigenze di questo territorio, presidio giudiziario chiuso, di cui lei si occupa ampiamente, e poi l'elevazione a distretto del commissariato. Lei ha detto in qualche misura, sono sottosegretario, è giusto che parli il ministro. Lei invece come parlamentare può dire qualcosa in più? Ma io da parlamentare ho ritenuto doveroso interessare il ministro, il sottosegretario, anche coinvolgere il capo della polizia e perché no il procuratore della Repubblica. In questo periodo stiamo cercando di fare un lavoro congiunto, perché non è solo ed esclusivamente con la destinazione di qualche uomo o qualche mezzo che si può risolvere un problema. Il problema si risolve se si fa un discorso organico, un discorso organizzato e nello stesso tempo coadiuvato. Noi stiamo cercando di fare questo perché vogliamo dare una risposta seria e definitiva al territorio. Su questi due punti siamo ancora vicini, a metà strada, lontani? Siamo partiti già da un po'. Qualche risultato già si sta vedendo in termini di presenza. Nei prossimi tempi si vedrà ancora qualcosa in più. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, perché non è solo il nostro territorio che ha questa esigenza, è tutta l'Italia che ha questa esigenza, però noi stiamo cercando, con i mezzi a disposizione che abbiamo, di tamponare momentaneamente per programmare e risolvere definitivamente i problemi.